Ok, non so che sto facendo. Prova, sì. Sì, si vede. Allora, mai fatto una cosa del genere, mi hanno chiesto di fare un video su come si fanno le mascherine. E vi faccio vedere quali sono le mascherine che ci danno da usare. Ok, tra quelle che ci sono con me, chiaramente. Okay. Queste qui dovrebbero essere le mascherine FFP1, il primo livello di protezione. Ok? Sembra carta. Sembra carta. Ora, come facciamo a fare una cosa del genere? Boh, secondo me bavaglio si tratta, quindi facciamo un bavaglio. Ora, lo facciamo anche noi con la carta, va bene? Rotolone. Ma proviamo, non lo so che cosa viene. Facciamo due, facciamo tre strati. Facciamo una super mascherina a tre livelli. Il mio obiettivo è fare una mascherina di tessuto, che così il tessuto lo puoi lavare e invece il filtro ce lo puoi inserire dentro. Noi ci troviamo con questo, però se dovessi fare una prova su di me, sulla base delle mascherine di come le conosco, oddio, ci può stare. Sì, ci può stare. Sì, considerando che taglierò i bordi, sì. Questi qua invece saranno gli elasticini per infilarla. Allora, facciamo una cosa graziosa. Ovviamente che io non ho una spillatrice. Con una spillatrice uno farebbe molto prima. Io non ce l'ho. Quindi farò tutto a mano, eventualmente cucirò o metterò dei bottoni, non ho ancora deciso, però questo è carino. Io ci sto provando, cioè non è che non la voglio fare, ma ci sto provando, quindi pazienza, please. Allora, secondo me questa è la misura giusta, quindi fatela a misura, cioè io la farò a misura del filtro. A posto. Allora, mi sono a controllare, sta registrando, oh mio Dio. Fatemi, a chi lo chiedo? Vabbè. Queste sono le malattie da youtuber. Probabilmente il filtro, fammelo poco vedere. No, infatti va bene così, va bene. Ora arriva il momento in cui devo cucire. Qualcuno mi manda dei messaggi. Mentre io avevo previsto di silenziare tutto, però non l'ho fatto evidentemente. E adesso arriva la parte noiosa, cioè io vado a ricucire.
prendo un ago, tu attendi. Aspetta. No, c'è un filo blu, sì, il filo blu. Farò una cucitura molto fluffru. Ecco qua, ora arriva il momento. Infilare il filo nell'ago, va? Ci vorrebbe un tutorial di solo questo, come infilare il filo nell'ago. Please. Sicuramente chiedergli proprio il piacere potrebbe aiutare, o comunque non fa male. Please, ficcati. Quando si hanno dubbi sulla predisposizione del filo, tagliatelo un po' per eliminare eventuali ok, e questa è andata. Adesso cuciamo, no, non cuciamo, cucio, cucio, vabbè, ripeto, con una spillatrice si sarebbe fatto molto prima, metti i punti e è risolto, ma per filo ci vuole più tempo decisamente. Quindi tutto sa il nodo, in modo che il filo non scatti a posto. Dopodiché si cuce. L'idea è di fare un bavaglio che possa contenere più filtri. Allora, questa sarà la parte che andrà veloce nel video, perché mi metto più qua. Ci sei, non ci sei? Quando arriverà a un certo punto, voglio solo dire che non ci posso credere che la parte più tocca non l'ha ripresa, perché il mio telefono ha detto che non c'era abbastanza spazio. E va bene, non c'era abbastanza spazio. Ti ringrazio, nel frattempo la mascherina io l'ho ultimata, ero rimasta alla cucitura della parte di sotto qui. Nel frattempo io ho inserito dei bottoni, come cucendo i bottoni da una parte e facendo il buchetto dall'altra. Quindi il bottone sta messo, vi faccio vedere. Il bottone sta qui, dalla parte interna, e qui c'è un buchetto, una asola, ok? In modo che poi il bottone possa andare dentro. Adesso devo riprendere. E ce la farò? Non ce la farò? No, allora facciamo così. Vieni qua, sta qua sopra il telefonino, su queste due mollettine. Ecco qua. Allora, parte interna, bottoncino che va a posto, due bottoni, in modo che dentro, ora vi faccio vedere, tolgo i due bottoncini, dentro c'è la carta, questa cosa qua, e la infili dentro. Se è troppo lunga o troppo corta, se è troppo corta ne mettete altra, se è troppo lunga la piegate o la tagliate, ok? In modo che poi questo filtro, magari se avete esigenza di utilizzare la stessa maschera in giornata, potete usare lo stesso di questo, a mio parere, e cambiare i filtri. Una volta che ho messo i bottoni, chiaramente dall'altra parte non serviva che restasse aperto, e quindi ho cucito anche qua, grossolanamente. Poi, per fare in modo che la mascherina possa essere indossata, serve un qualche sistema di imbracatura. Queste mascherine qui prevedono dei laccetti, io le trovo molto scomode personalmente, però è anche vero che comunque sono più regolabili. Uno si rimette i laccetti e tu dici come fai? Boh, ora aspettate che mi leggo i capelli e vi faccio vedere su di me come sto, non importa. E innanzitutto controllo che comunque che mi... tutta la parte dell'ago e dei nodi è andata tutta persa, mannaggia questa mascherina. Ecco, allora
Queste sono le mascherine che si trovano in commercio, le FFP1. Per metterle, evitando di ciecarvi gli occhi, allora uno potrebbe, ci sono vari metodi. Comunque, io faccio così, sempre evitando di ciecarvi gli occhi. Nodo qua, nodo qua. Queste sono alcune delle FFP1, ci sono anche quelle lì che non hanno questa cosa, hanno degli elastici che vanno direttamente dietro alle orecchie. Comunque, io trovo che fare così dei nodi e poi prendere questi laccettini e legarseli qua dietro faccia la sua parte, così che i laccetti non si vedono. La mascherina è così. I am your father. Vabbè, questa è la mascherina, una delle mascherine in commercio. Ora, prototipo realizzato da me, tessuto riciclato da una sciarpettina, un foulard, realizzata in modo che dentro, realizzata, ci si possa mettere i filtri di carta. Questo è semplice carta da rotolone. Se avete un altro tipo di carta, dei filtri particolari, eccetera, io ho visto anche un video in realtà, ho visto di una persona che utilizza anche i tessuti per li imbeve all'interno, la parte che va all'interno in aceto, la parte che va all'esterno in una soluzione zincata, se non sbaglio. Comunque, questa è la mascherina che ho realizzato. Allora, tessuto piegato, ripiegato su se stesso in modo che dentro sia vuoto per poterci inserire il filtro. La parte da cucire di sotto o di sopra, in base a come ferite, io preferisco di sotto, va cucita. Ok? Cucita. Ed è anche che si può tirare. Poi, chiaramente, più filo utilizzate, più potrebbe essere elastica. La parte laterale che non serve per inserire il filtro va cucita, invece la parte dove si mette il filtro, poi io ci ho messo dei bottoncini. Questo bottoncino, vedi, già ha fatto una cosa che se n'è uscito. Comunque, eccolo qua, due bottoncini. Si aprono e dentro si mette il filtro e si toglie il filtro e si chiudono. Ok? Poi agli estremi sopra e sotto ho messo gli elastici per capelli, come quello che ho indossato. Adesso li prendo, ecco qua, elastici per capelli, tagliato in due e inserito uno in un estremo, fatto il nodo per evitare che se ne esca da un buco, perché chiaramente aiutatevi con delle forbicine, fate un buco e lo inserite. Non sarà molto semplice inserirlo, quindi lo inserite e quando sta per, voglio dire, quando voi lo mettete vicino al buchino, prendete un ago e cercate di richiamarvelo. E come dicevo nel video che non ha registrato, dite please o per piacere. Quindi fate questo qui, sotto, e adesso voilà. Sicuramente richiede un qualche cosa del tipo aggiustamenti, però me gusta, sì. Potresti avere un problema di orecchie. Comunque questo è quanto, tutti col bavaglio, io ho perso le lacrime per questa situazione, non ce n'è più. Salute. Ecco uno dei vantaggi di usare un tipo di mascherina del genere fatta in casa: lo potete fare con un tessuto che si abbini alla vostra sciarpetta, volendo. Beh, che dire, io la mia richiesta l'ho esaudita e no, voglio restare.
stare con la mascherina adesso. Ci ho messo tempo per farla, mi sono anche innervosita perché il video non l'ha registrato questo telefono qui che sta riprendendo. Però alla fine, ancora il bimbo! Niente, io per quanto silenzi le app, non ne voglio sapere. Continuano a farmi il bimbo. E questo è tutto. Se non si è capito, io sto in Italia. Quello che mi sento di dirvi è: non c'è mai stata un'informazione corretta, quindi per chi ha compreso, ha compreso. Per chi non ha compreso, non mi dispiace neanche. Salute. Fresca con la propria mascherina.